Si è svolto presso l'auditorium della Regione Campania un importante momento di confronto al quale hanno partecipato eminenti personalità del campo medico ma anche religioso sul tema delle donazioni degli organi organizzato dalla dottoressa Maria Rosaria Focaccio. Ascoltiamo gli ospiti ai nostri microfoni. Dottoressa, qual è l'importanza di questa giornata, di questo incontro dove lei ha lavorato duramente? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. E grazie. Dunque, noi per tanti anni, ormai sono circa 11 anni, che la Regione Campania è impegnata in questa campagna divulgativa, in questa campagna di sensibilizzazione. In tutti questi anni abbiamo sempre lavorato con le forze armate, con le forze dell'ordine, e devo dire che è proprio la prima volta che ci incontriamo, che ci confrontiamo con le altre religioni. Quindi per noi è un momento particolare perché il primo incontro è sempre una cosa particolare. Dottoressa Focaccio, l'importanza di relazionare, mettere in relazione a confronto le altre religioni sulla donazione degli organi. Come dicevo prima, per tanti anni noi abbiamo sempre avuto abbiamo fatto sempre questa sensibilizzazione con le forze armate, con le forze dell'ordine. Oggi ho avuto proprio diciamo, la necessità di far il confronto, di far confrontare tutte le religioni, soprattutto monoteiste, affinché, proprio perché nelle religioni ci sono delle difficoltà, c'è cioè uno status e quindi noi dobbiamo travalicare questo status. È una giornata, penso, storica, questo incontro con le varie religioni, per cercare di far capire, ma loro lo sanno bene, quanto sia importante la donazione. La comunicazione, quello che faremo oggi, il sapere le difficoltà di ognuno e cercare di superare insieme per raggiungere sempre la donazione, penso sia una delle cose più belle che possiamo fare. Quindi questa giornata organizzata dall'amica Maria Rosaria Focaccio, ancora una volta una giornata fondamentale per dare un messaggio ulteriore sulla donazione. Dobbiamo lottare tutti, dobbiamo cercare di far capire che la donazione può risolvere i problemi a tante persone. Quando c'è morte, doniamo, non c'è rischio di nessuna cosa. Noi, la morte è accertata e quindi donare possiamo salvare la vita a migliaia di persone. Con vari slogan, tra i tanti, la donazione moltiplica la vita e quindi non dimentichiamo di donare. Una cosa che noi facciamo sempre nel quotidiano, noi doniamo sempre qualcosa, però non dimentichiamo di donare quello che abbiamo, cioè gli organi, non costa niente. Questo è il tempo difficile nel quale il dialogo su questi temi è assolutamente fondamentale. È fondamentale il dialogo fra scienza e religione, è fondamentale il dialogo tra religioni, perché siamo di fronte a grandissimi dilemmi in questo momento dell'umanità, l'incidenza del mercato, sulla medicina, le cellule staminali, i viaggi della speranza alimentati dalla vendita di sé da parte dei migranti, tante tragedie che ruotano però sempre insieme a questo tema, la necessità che, questo sia il tempo della concordia, dell'armonia, del riconoscimento dell'importanza della vita in tutte le sue manifestazioni. La cultura del dono, la cultura della donazione degli organi, quindi parte integrante di questa necessità fondamentale che dia speranza ai tanti malati che ci sono fra di noi. Quindi dialogare è fondamentale per intendersi e per capire che tutti quanti noi dobbiamo essere ispirati da questa cultura del dono, per chi crede e per chi non crede, per la scienza e per i cittadini comuni. Dottor Massimo Cardillo, lei è il direttore del Centro Nazionale Trapianti. L'importanza di una giornata come questa, quella di aprire un dialogo, molto spesso ci sono delle controversie rispetto, o dei preconcetti anche rispetto alla donazione degli organi. Sì, è una giornata importante. Devo rilevare che c'è davvero una grande attenzione di tutto il gruppo comunicazione della Regione Campania, in particolare di Maria Rosaria Focaccio, nell'organizzazione di questi eventi che sono fondamentali per avvicinare questi temi al cittadino e alla popolazione. In particolar modo il tema delle religioni è rilevante perché alle volte sono, come dire, sede di falsi miti, cioè molti pensano che le religioni siano contrarie alla donazione, molti pensano che ci siano delle posizioni ostative. Non è vero, e oggi è proprio un'occasione per ribadirlo. Le religioni sono sicuramente un momento importante della vita delle persone e il tema della donazione degli organi si inquadra dentro la totalità dei credi religiosi come un gesto di donazione, di altruismo, di solidarietà verso il prossimo, quindi come può una religione non promuovere
un comportamento di questo tipo. Oggi discuteremo proprio di questo e avremo la prova di quello che io sto dicendo. Poi è chiaro che bisogna essere anche capaci di rispondere ai dubbi, alle perplessità, perché molte persone magari ritengono che dietro la donazione ci possano essere delle cose non chiare o delle paure, e quindi bisogna essere capaci di rispondere con parole povere, di far rispondere anche gli esponenti del mondo religioso, perché loro sapranno trovare le parole giuste per rispondere ai loro fedeli su questi dubbi, su queste perplessità. Ecco, io mi occupo da tempo insieme a tanti collaboratori del dialogo tra le fedi come Chiesa Cattolica, e uno dei punti che unisce nel dialogo è proprio l'aspetto della carità che si traduce in tanti atti. Uno di questi è la donazione degli organi, cioè la disponibilità a dare se stessi per gli altri, che noi conosciamo nel mondo cristiano in particolare come il martirio, la testimonianza fino alla morte, ma il dono di se stesso agli altri. E questa è la testimonianza che insieme possiamo dare come comunità di fede, sorrette oltretutto non solo da convinzioni ma anche da una spiritualità che viene dalla fede. Una maggiore sensibilizzazione che deve necessariamente far capire alla gente che donare gli organi è innanzitutto un grande gesto di civiltà, oltre che essere un qualcosa che oggi serve per salvare tante vite umane. Domani può servire anche al donatore o al familiare del donatore che in qualche modo si presta a questo tipo di solidarietà umana. Dire altre cose in questo momento può apparire superfluo, ma in realtà ci aspettiamo molto da questa convention, veramente ci aspettiamo molto, perché, ripeto, aver fatto tanto in questi anni e poi risultare comunque alla fine il fanalino di coda dell'Italia come regione, non solo non ci premia per il lavoro che facciamo, ma addirittura ci preoccupa, notevolmente. Don Vincenzo Leonetti, una giornata come questa, lei rappresenta insomma la religione cattolica cristiana, l'importanza del dialogo interreligioso. L'evento che oggi viviamo e abbiamo in parte organizzato con la Regione Campania intende sensibilizzare tutte le fedi, tutte le comunità religiose al tema molto delicato della donazione degli organi. Il nostro compito non è tanto quello di descrivere il trapianto, perché questa è competenza dei medici e degli scienziati, però come cattolico posso testimoniare che già dal 1954, dal Papa Pio XII a oggi, i pontefici si sono sempre interessati a questo argomento della donazione degli organi e hanno sempre sostenuto l'importanza della donazione degli organi, perché è una delle più alte forme di donazione, perché ovviamente donare un organo a una persona richiede che colui che dona sa che non potrà avere nulla in cambio da colui che ha beneficiato della donazione, e quindi è un gesto gratuito che dona speranza a chi riceve un organo. Ovviamente l'unica attenzione che la Chiesa ci chiede di avere è di non compromettere la salute del donatore, ma ovviamente nella donazione soprattutto degli organi che non sono vitali ma sono i cosiddetti organi pari o comunque tessuti che si possono rigenerare, vede un grande gesto di generosità e di altruismo. Quindi siamo qui proprio per testimoniare questo e, se possibile, sensibilizzare l'opinione pubblica a questo argomento, anche perché la Regione Campania mi risulta dalle statistiche che è una delle regioni in Italia dove meno si tratta questo problema e dove soprattutto i più giovani sono lontani da queste tematiche. Allora il nostro obiettivo è proprio quello di portare nelle nostre comunità, io sono anche parroco nonché responsabile dell'ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della diocesi di Napoli, quindi l'obiettivo è proprio quello di portare nei nostri territori consapevolezza che è possibile donare, superando tutte le paure che c'erano e che ci sono ancora, ovviamente, perché comunque si tratta di interventi chirurgici, però oggi con l'anestesia e con
tutte le precauzioni che ci sono a livello medico-scientifico, veramente è possibile fare un grande gesto d'amore, donare la vita a una persona che magari non solo aveva perso la speranza, ma probabilmente aveva anche un'aspettativa di vita breve. E invece io sono testimone, anche nella mia famiglia, di due casi di trapiantati, un mio zio che 30 anni fa ebbe il trapianto di fegato e un mio nipote che invece ha avuto il trapianto della cornea pochi mesi fa perché aveva una malattia importante agli occhi e quindi con questi interventi è riuscito a risolvere questo problema. Quindi la Chiesa Cattolica è assolutamente a favore, anche ultimamente Papa Francesco qualche anno fa ha concesso un'udienza all'Aido, ovviamente ribadendo che, come ci ricorda Gesù nel Vangelo, quando abbiamo fatto una cosa a uno dei più piccoli dei suoi fratelli è come se l'avessimo fatta a lui. Quindi lui si identifica in qualche modo con colui che in quel momento è nella sofferenza e nel bisogno. La fede cristiana non è una fede che tratta queste problematiche a distanza, ma ci mette sempre compassione e prossimità. Molto spesso le religioni hanno magari preconcetti o ce ne sono, in realtà appunto sono preconcetti, donare molto spesso può salvare un'altra vita. Certo, non ne può salvare una sola, ne può salvare 8, 9, ma a quelli che non riusciamo a salvare la vita naturalmente gli diamo una buona qualità di vita, quelli che non hanno bisogno, dei trapianti solamente per migliorare. Pensiamo a tanti pazienti che sono sottoposti a dialisi quotidianamente, una procedura terribile, 3 giorni a settimana fare delle trasfusioni globali è dura, e loro basta ricevere un rene. E adesso sta succedendo anche qui in regione, anche grazie alla sensibilità che stiamo cercando di dare, sensibilizzare tutti quanti, anche tra viventi, cose che prima o poco fa non era possibile. E grazie anche alle informazioni che stiamo dando e grazie anche naturalmente a tutta la Procura Generale, dottor Giovanella, tutti i suoi colleghi, riusciamo ad liberare la salma di un potenziale donatore anche quando questa viene sequestrata dalla magistratura per eventi tragici. Questo è un primato tutto quanto napoletano, tutto quanto regionale, per la quale ci stiamo lavorando da tantissimi anni e si stanno vedendo dopo tantissimi sacrifici, perché ormai sono 12 anni che c'è questo coordinamento, riusciamo ad avere dei grossissimi soddisfazioni personali e per tutti quanti noi. Salve a tutti, sono Kenny Bedel delle Fiamme Oro di Napoli. E un messaggio che voglio lanciare a tutti i giovani è quello di donare, perché è una cosa importantissima e sicuramente può salvare una vita, e quindi niente, ribadisco di donare. Un messaggio a tutti i giovani.